ci vede senza prova, ma ciò non toglie assolutamente solennità all'evento. Poi della cosa parleremo alla fine. Allora, io mi faccio io la commissione, io gli auguri, ma mi auguro soprattutto che i vostri figli possano beneficiare di ciò di cui avete beneficiato voi. Voi avete frequentato un corso di laurea che all'Ateneo risulta molto costoso, anzi il più costoso. E avete pagato quello che avete pagato, di tasse. Io mi auguro che i vostri figli non paghino 20 volte quello che avete pagato, perché questa è la strada che si trova. È una strada che non coinvolge solo gli studenti universitari, coinvolgerà tutti. Perché quando un bambino alle ore 12 o alle ore 13 deve tornare a scuola, non può seguire il pomeriggio come attività scolastica, qualcuno se lo deve andare a comprendere. Qualcuno deve provvedere alla sua assistenza, qualcuno deve provvedere alla sua educazione. E il grosso problema è che se questo qualcuno non c'è, questo bambino trova in strada. Quindi ci troveremo e verificheremo il moltiplicarsi di cattive compagnie. Cioè ciò che la scuola aveva fatto finora, cercando di insegnare qualcosa, cercando di tenere sotto freno certi abbandoni, è qualcosa che se la 133 andrà avanti scomparirà. Ma la cosa peggiore è che per dimostrare che certe cose continuano a esistere in Italia si aprirà il divario tra nord e sud, perché sicuramente a Bergamo le cose andranno in maniera diversa di Catania. Già adesso che succede, ma le differenze saranno ancora più grandi. Questo lo pagherà tutta la società, che non ha nessuna colpa, perché la depressione economica alla quale oggi assistiamo è una depressione economica alla quale il ceto basso e il ceto medio non hanno sicuramente partecipato, tanto perché non si sa chi. Si è arricchito qualche altro ceto e questo continuerà ad arricchirsi a discapito di chi sta sotto. Io spero di essere una cassata, spero di dire delle grosse polverine, questo è il vostro interesse, nel mio interesse. Non lo so, i tempi che stiamo attraversando sono dei tempi di un'incertezza unica. Nei tempi veramente tremendi, perché oggi noi stiamo pagando gli errori del passato, errori poi non commessi, ma commessi del mondo. La dimostrazione più lampante è che il docente universitario viene chiamato docente universitario, non si distingue tra il docente universitario che va ogni tre mesi all'università e i docenti universitari che avete conosciuto voi, e li avete visti almeno 5 giorni su 7. Ma con efficienza o inefficienza, questo sta a voi dirlo. Però anche noi, che siamo presenti, ci siamo stati vicini e vi abbiamo potuto dare quello che vi potevamo dare, saremo tirati dentro in questo marasmo. Si farà di tutto il buon fascio e finché il fascio coinvolge chi non ha fatto niente, quindi chi non ha perso niente, poco conta. Ma la cosa peggiore è quando in questo fascio c'entra anche chi ha sudato, chi si è impegnato, chi ha rinunziato alla sua libertà, chi ha rinunziato spesso volte alla famiglia per cercare di fare il meglio che poteva fare. E ci andremo tutti dentro, ci
andremo tutti. Questa è la cosa peggiore, questa è la cosa che fa più male. Ma non è una cosa, vedete, che coinvolge solo i docenti, perché con quello che sta succedendo anche i migliori di voi non hanno aspettative all'università. Cioè, se qualcuno di voi aveva intenzione di proseguire con la ricerca, se qualcuno di voi aveva intenzione di approfondire le sue conoscenze, anche a voi si sono tagliate le gambe. Lo dimostra il fatto che di anno in anno ci tagliano le borse per i dottorati di ricerca. Quindi non dico che uno deve rimanere all'università per diventare professore, ma potrebbe rimanere all'università per un certo numero di anni per cercare di assaporare il gusto della ricerca. Anche questo diventa. E certamente non perché voi avete contribuito a questo sfascio. Questa è la cosa più grave. Ed è una cosa che mi attrista profondamente. Noi bene o male vi abbiamo dato una formazione, bene o male vi abbiamo fatto capire qualcosa, vi abbiamo accompagnati in questo percorso, però non abbiamo la presunzione di avervi dato tutto. C'è tanto altro da fare, gli esami non finiscono mai. E voi, se ritenete che quello che vi manca lo potete acquisire in queste nuvole, siete ben tornati. Ma se ritenete che quello che vi manca, quello che state, lo potete acquisire al di fuori di queste cose, non vi preoccupate, andate fuori, imparate e se necessario venite a insegnarci anche qualcosa. Non ci sono parole. Noi abbiamo l'umiltà di conoscere i nostri limiti che possono essere di varia natura, ma vi garantisco che sono essenzialmente di natura economica. Noi subiamo ciò, stiamo subendo ciò che subirete. E spero che prima o poi questo scenario debba cambiare, ma questo non mi interessa. In ogni caso io la professione di congiare il mio